non hanno fatto questo atto che oggi il governo... È una giornata storica, epocale per la città di Urbino, ma credo per un riconoscimento dato a Urbino, ma per tutto l'entroterra, perché per l'entroterra avere un capoluogo più vicino credo che sia significativo per tutti. Ma noi questo riconoscimento lo aspettavamo da 163 anni, perché chiaramente dal regio decreto del re non era mai stato confermato, e quindi questo decreto del Consiglio dei Ministri devo dire che ci ha reso una grande gioia, una gioia per avere consolidato uno status che era sempre così in bilico. Oggi sappiamo che siamo capoluogo e non co-capoluogo, perché entrambe le città di Pesaro e Urbino sono entrambe capoluogo, ma soprattutto che non ci sarà più messo in dubbio che lo siamo, perché a volte alcuni ministeri ci considerava capoluogo, a volte no. C'era stata una conferma da parte della... quando c'è stata la vicenda del Tribunale, della Corte Costituzionale, che Urbino era capoluogo, per fortuna, perché avevamo già perso il Tribunale. Questo status ormai ci garantisce per sempre che Urbino è capoluogo, e tutti i servizi, a partire dal Tribunale, ma da tutte le forze di polizia presenti dentro il Comune, in Comune, ma soprattutto anche tanti altri riconoscimenti. Faccio un esempio fra tutti: noi l'abbiamo avuto come capoluogo i fondi del PNRR dedicati, ma non è sempre stato così, qualche volta non venivamo riconosciuti. Questo terzo mandato, qual è il suo... Ecco, questo fatto del terzo mandato mi ha fatto un po' anche sorridere. Chiaramente sono felice che sia stato approvato, perché riguarda tante amministrazioni, tanti comuni, mi pare 1500 in Italia, 1200, adesso non mi ricordo il numero, si hanno governato bene e sono rivotati dai cittadini, perché questa è la cosa importante. Non è che uno si candida per acclamazione e quindi si nomina per acclamazione, bisogna essere votati. Io, per quello che mi riguarda, con la mia maggioranza che mi chiede a gran voce di continuare questo percorso, dovremmo fermarci, decidere cosa vogliamo fare per il futuro, perché io non mi candido tanto per candidarmi eventualmente, ma voglio sapere cosa facciamo anche con il peso che Urbino può avere a livello provinciale per sbloccare determinate situazioni che spesso rimangono bloccate perché non si prendono le decisioni. Allora è opportuno parlare prima dei programmi, ma che non riguardino solo i singoli comuni, ma che riguardano tutta un'intera provincia che deve svilupparsi e deve creare le infrastrutture per far sviluppare questi territori. È intanto una bellissima notizia, e quindi faccio le congratulazioni all'amministrazione comunale che è riuscita in questo obiettivo, che diciamo andava avanti dal 1860, quindi finalmente sono riusciti in questo traguardo. Ci sono, ovviamente è un provvedimento, questo decreto legge che è stato diciamo approvato ieri in Consiglio dei Ministri, adesso dovrà diventare legge, come sapete. Che cosa prevede? Prevede intanto la possibilità del terzo mandato per il sindaco, si applicheranno le norme dei comuni superiori a 15.000 abitanti, quindi un aumento del numero dei consiglieri che passeranno da 16 a 20, un aumento del numero degli assessori da 5 a 6, o a 7 mi pare, da 5 a 7. Quindi, diciamo, una maggiore rappresentatività e un maggiore riconoscimento proprio alla democrazia, intesa come partecipazione e come rappresentatività dei consiglieri e degli assessori della cittadinanza, di un maggior numero di cittadini. Le Marche non smettono di stupirci: dopo Pesaro, capitale della cultura, Urbino finalmente capoluogo dopo la decisione che era stata presa nel 1860. Ma non è un riconoscimento soltanto per Urbino e per la nostra regione, è un riconoscimento di identità e di valore per tutto il nostro Appennino e per tutti i nostri territori interni. Questa è un po' la politica della giunta regionale del presidente Acquaroli: pari dignità all'entroterra rispetto alla costa, pari dignità della costa rispetto all'entroterra, nessuna distinzione tra grandi e piccoli centri, tra nord e sud della regione. Quindi una giornata importante per Urbino, una giornata importante per la politica italiana, che riconosce finalmente l'Appennino come un valore aggiunto per il sistema economico non solo marchigiano ma nazionale.